insieme per una nuova edizione del TG Web di Città di Ariano, 15 febbraio 2020, ben ritrovati. Cominciamo con una notizia di politica. Ariano, patto civico, ripristinare la viabilità interessata dalle frane. Non è possibile chiudere per settimane alcune strade in attesa di definire con i privati intese che possono anche richiedere tempi lunghi. Così il patto civico per Ariano ha chiesto all'amministrazione di farsi carico del ripristino della viabilità anche se interessa i privati. Troppi disagi per i cittadini a causa della chiusura forzata di numerose strade rurali. Riteniamo prioritario, ha scritto il patto civico, reperire risorse in via di urgenza e ripristinare la viabilità e la sicurezza delle strade. Ci sarà poi tempo in futuro per individuare eventuali responsabilità. Tutte le strade rurali di Ariano sono classificate come vicinali, ma la loro destinazione ad uso pubblico rende prioritaria la responsabilità del comune nella manutenzione e nell'esercizio di ogni potere di vigilanza e di polizia ed obbliga l'ente ad intervenire in via d'urgenza nella loro manutenzione. Passiamo alla situazione Covid in Irpinia e in Campania. Sono 35 i nuovi positivi rilevati nella giornata di ieri in provincia di Avellino. Due casi riguardano persone residenti ad Ariano Irpino, 4 nel comune capoluogo e in altri 13 paesi irpini. Sono invece 1603 i positivi registrati nelle ultime 24 ore in Campania, di cui 1362 asintomatici e 79 sintomatici. 686 sono i pazienti dichiarati guariti e 7 i deceduti. Campania, rischio zona arancione. Sarà una settimana di incertezza per la Campania, che rischia di passare in zona arancione. L'unità di crisi regionale ha infatti reso noti i dati della situazione epidemiologica delle ultime settimane. Se le misure di contenimento da Covid-19 resteranno quelle attuali, secondo il modello matematico messo a punto, la Campania si troverà nel mese di marzo con una nuova accelerata dei contagi e con un nuovo stress del sistema ospedaliero. Vaccino anti-Covid, adesso tocca al personale scolastico. La Regione Campania ha attivato la piattaforma informatica per l'adesione alla campagna di vaccinazione anti-Covid-19 riservata al personale docente e non docente. In questo caso la procedura è diversa rispetto a quella prevista per gli over 80. Infatti l'istituto scolastico dovrà caricare prima l'elenco del personale scolastico su un portale dedicato, poi ciascun operatore scolastico dovrà confermare la propria adesione su un altro portale. Al momento dell'adesione è sempre necessario fornire un indirizzo mail e un recapito di cellulare che saranno utilizzati poi in fase di convocazione per la somministrazione della prima dose di vaccino. Covid, i virologi chiedono il lockdown totale. Ieri il consulente del Ministero della Salute, Walter Ricciardi, ha chiesto la chiusura immediata dell'Italia, anche delle scuole, per fronteggiare la variante inglese e prevenire una terza ondata dell'epidemia da Covid-19. L'esperto ha dichiarato infatti un lockdown totale in tutta Italia immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole facendo salve le attività essenziali, però di breve durata. Ariano, neve e ghiaccio in strada. Il 118 allerta i vigili del fuoco. Un complicato intervento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Ariano Irpino per consentire ad un'ambulanza di raggiungere l'abitazione di un'anziana a difesa grande che necessitava di raggiungere il frangipane di Ariano. I caschi rossi sono stati allertati proprio dal personale del 118 perché l'ambulanza giunta sul posto non è riuscita in alcun modo a raggiungere l'abitazione della donna a causa della presenza di spesse lastre di ghiaccio e ostacolata dalla formazione di dune di neve che ostruivano totalmente la visibilità. I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona con due mezzi e la squadra, munita di dispositivi anti-Covid, ha così consentito agli operatori di poter trasportare in sicurezza la donna all'ospedale arianese. Ariano, ancora chiusi villa e cimitero. In base all'ordinanza del sindaco di Ariano Irpino, Enrico Franza, del 13 febbraio, restano chiusi ancora per oggi il cimitero e la villa comunale. Si attendono evoluzioni nelle prossime ore per nuovi possibili provvedimenti se le condizioni meteo dovessero subire un nuovo peggioramento. Passiamo adesso allo sport. Irpinia Centro Medico Atena, pocherissimo alla New Cup. Ancora un successo per le ragazze di Mister Battistone che hanno superato per 5-2 la New Cup. Del Gaizzo, Cetrullo, Pisani, Braccia e un autogol hanno permesso alle Verdi Irpine di ottenere un'importantissima vittoria in chiave playoff. L'Irpinia Centro Medico Atena sale così a 27 punti nella classifica del girone D del campionato di Serie A2 di calcio a 5 femminile.
Prima di chiudere vi ricordo che oggi pomeriggio torna la rubrica curata da Angelita Ciccone Vorrei Sapessi Che alle ore 15 in diretta sulla pagina Facebook di Città di Ariano. Ospite di questa puntata sarà il dottor Alfonso D'Ascoli, direttore del Centro Minerva di Ariano Irpino. Questa era l'ultima notizia, io vi ricordo la possibilità di seguirci sui social e sul sito www.cittadiariano.it. Grazie per la cortese attenzione, da Valentina Ciccarelli è tutto, alla prossima edizione.